Parliamo di coniche, abbiamo coniche reali. Allora, quando si parla di coniche normalmente voi pensate subito, e in parte abbastanza giustamente, all'ellisse, la parabola di Pecore. Queste si chiamano in realtà coniche, tutte e tre, perché si ottengono dall'intersezione di, pensate a un doppio cono, cioè pensate a, non disegno l'asse Z per non introdurre confusione dal punto di vista del disegno, però pensate a una retta che passa per l'origine in R3 e che però non è orientata lungo l'asse Z, che gira intorno all'asse Z. Questa qua produce una doppia superficie conica indefinita. Io ci ho dovuto mettere, insomma, l'ho dovuto fare una doppia superficie conica definita per farla vedere. Adesso provate a intersecare questa doppia superficie conica con un piano. Allora, quando la intersecate con un piano, facciamolo un po' obliquo, quando la intersecate con un piano, cosa vi viene fuori? Può venire fuori un oggetto che per esempio sarà un'ellisse. Oppure, a seconda di come dispongo il mio piano, può venire fuori, mettiamo che il mio piano sia orientato così, allora può venire fuori un oggetto che è un'iperbole, vabbè, insomma, il disegno andrebbe fatto decisamente meglio, ma insomma, l'intersezione fuori un oggetto che è un'iperbole in può darsi anche che il mio piano sia in qualche modo, per esempio, parallelo a questa retta, cioè interseghi solo una falda. Se interseca solo una falda, si otterrà quello che sarà una parabola in generale. Poi ci sono tanti altri casi particolari. Per esempio, posso disporre il mio piano insomma, senza che me lo state a far me lo facciate disegnare, però è evidente che io posso disporre il mio piano in maniera tale da intersecare la doppia superficie conica in un punto solo per l'origine, no? Per esempio, pensate al piano orizzontale che passa per quell'origine, interseca la doppia superficie conica solo in un punto. Se invece il piano è, diciamo, contiene l'asse Z, allora saranno due rette incrociate. Se sono, no? Può essere benissimo che il mio piano sia fatto, diciamo, quando vado a intersecare il mio piano con se il piano è verticale, mi interseca il cono, la doppia superficie conica lungo due rette che si incrociano. E così ci possono essere anche altri
casi, può essere una sola retta per esempio. Queste saranno quelle che chiameremo coniche leggere. Okay? Allora, io voglio darvi la definizione geometrica di ellisse, parabola e iperbole. E però non vi dimostrerò tanto le cose geometriche perché ci abbiamo avuto un sacco di tempo. E poi non è che diciamo cominciamo a vedere cos'è un'ellisse in un piano. L'ellisse è, quindi questa è la definizione, il luogo geometrico dei punti del piano tali che la somma delle distanze da due punti fissi detti fuochi è costante. Allora, a meno di una rotazione e di una traslazione, cioè se io mi giro l'ellisse e me la dispongo in un certo modo, i fuochi li posso far andare sull'asse delle ascisse. Li posso mettere sull'asse delle ascisse. Allora, come dovete interpretare la nostra ellisse? Un modo di vederla è questo: io stendo una corda piantata con dei due chiodi nei due fuochi, poi faccio scorrere un gesso lungo la corda. In questo modo, vedete, quando qui la somma di questi due tratti deve essere uguale alla somma di questi due, quindi la somma delle due distanze dai fuochi deve essere costante. Questo perché il gesso scorre ma la corda è sempre la stessa, quindi la somma di questi due tratti della corda fa la lunghezza di tutta la corda, così come qua. Ora diciamo il disegno non è un gran ghezzo. Comunque nell'ellisse di farlo un momento, ha due semiassi A e B. Quant'è la somma di quelle due distanze? Se questa la lunghezza, qua c'è l'origine, qua c'è il fuoco F, F lo chiamo 0D, allora
La somma delle due distanze fa, vabbè, questo è D, questo è B, fa 2 radice di D quadro più B quadro. Poi potete anche, insomma, si possono fare un po' di conti. Comunque, se i semiassi sono A e B e l'ellisse è messa così, l'equazione dell'ellisse è questa qui, qua al quadrato più y su b al quadrato uguale. Cioè un'ellisse che passa per i punti A0 e 0b, e su questi punti ha, diciamo, i due assi, tali che i due assi di simmetria dell'ellisse, l'ellisse ha due assi di simmetria, cioè se io ribalto l'ellisse rispetto a quest'asse, questo pezzo di sopra è uguale a quello di sotto, se ribalto rispetto a quest'asse, il pezzo di sinistra è uguale a quello di destra. Se i due assi sono ortogonali, quindi si possono mettere uno verticale e uno orizzontale. Se l'ellisse in buona sostanza è messa in questo, è coricata in questo modo, allora abbiamo questa situazione qua. L'equazione verrà fuori questa qua. Perché l'equazione viene fuori questa qua? Basta applicare la definizione e fare un po' di conti, una mezz'oretta di, diciamo, neanche mezz'ora, sono 4 ore di conti. Però non ho voglia di farlo. Se volete li fate. Non è difficile, altre volte l'ho fatto, ma non voglio perdere tutto. È costante, l'ho detto bene con. Però non si è dimenticato di metterla giù. Ok. Ok, quindi, come vedete, in particolare l'ellisse è, diciamo, è di quadro x quadro più a quadro y quadro uguale a quadro moltiplico per a quadro b quadro. Se la scrivo così, oppure se la scrivo così, notate che questo nella x e nella y è un problema di secondo grado. Quindi, sì, non compaiono dei termini, non compare il termine xy, non compare il termine in x e il termine in y, però compaiono il termine x quadro, y quadro e la costante. Ok? Poi naturalmente anche qui, diciamo, non è che io posso mettere, diciamo, tutte le, la somma delle distanze può essere uguale a tutti i numeri possibili. La lunghezza della corda deve essere maggiore o uguale di 2D, perché altrimenti la corda non arriva a collegare i fuochi e così via. Però questo si traduce tutto nel fatto che quando ho questa equazione, qui ci sia un numero negativo, perché se qua ci fosse un numero positivo, questa sarebbe la somma di 3 quadrati e non può fare 0. Se qua viene 0, l'ellisse si riduce a un punto, perché si riduce a un caso del genere in cui c'è solo l'origine. Chiaro? Perché se qua c'è 0, l'unico modo, A e B sono diversi da 0, l'unico modo per questa cosa di fare 0 è che x faccia 0 e che y faccia 0. Quindi, nel momento in cui l'ellisse l'abbiamo coricata, l'abbiamo messa col fuoco con il semiasse più lungo lungo l'asse x, col semiasse più corto lungo l'asse y, l'unico l'equazione viene di questo tipo qua, e qua ci deve venire un numero minore di 0. Se non viene un numero minore di 0, vuol dire che l'ellisse era del genere uguale a un punto, oppure non c'erano soluzioni. In quel caso dovremmo andare a trovare soluzioni nei numeri complessi, ma non è, diciamo, noi parliamo di coniche reali e quindi non ci interessa. Quindi io non sto parlando di tutte le coniche, sto parlando dell'ellisse. L'ellisse, se la metto, se l'ho girata in questo modo, avrà un'equazione di questo tipo. Adesso andiamo a vedere invece cos'è l'iperbole.
Oh, guardate che gli assi di simmetria dell'ellisse sono sempre ortogonali, e poi capiremo perché. Anche se l'ellisse era, cioè se l'ellisse me la trovavo così, ha sempre due assi di simmetria ortogonali. Quindi, se me la trovavo così, per portarla a quella forma lì, la dovevo, per esempio, spostare l'origine e poi ruotare, oppure prima ruotare e poi spostare l'origine. Ovviamente, diciamo, stiamo parlando di trasformazione in questo caso affini, perché c'è uno spostamento, e però insomma anche quello è non sempre comune, ma comunque facendo prima l'una e poi l'altra o viceversa, poi si calcolano i, diciamo, i parametri della trasformazione, non saranno gli stessi perché non commutano, però si può sempre fare tutti e due modi, ok? Però ecco, gli assi di simmetria sono sempre ortogonali. La mia ellisse c'è sempre due metà che si possono ribaltare l'una, è sempre fatta di quattro quarti che sono tutti uguali a meno di rotazione o ribaltamento. Questo pezzo si può ribaltare su questo e questo pezzo si può ribaltare. Andiamo invece a vedere che cos'è l'iperbole. Andiamo con la definizione. Def. L'iperbole è il luogo geometrico dei punti del piano tali che ha la differenza delle distanze da due punti fissi detti vuoti qua. Torniamo un attimo all'ellisse. Se qua, mantenendo fissi B quadri a quadro, cambio sto numero, cambia l'ellisse e cambia anche i fuochi, ovviamente. Immaginate che quel numero sia molto piccolo, quindi l'ellisse sia molto piccola, e i fuochi stanno sempre dentro all'ellisse, quindi ovviamente cambia anche i fuochi. Quindi qua, diciamo, se cambia questo numero, però gli assi di simmetria non cambiano. L'ellisse è sempre messa orizzontale, diciamo, con un asse orizzontale e un asse verticale. Adesso mettiamo la nostra ellisse, la nostra iperbole, scusate, e con l'iperbole hanno due asintoti. Disponiamo gli asintoti in maniera tale che questa retta sia y uguale a x e questa retta sia y uguale a meno a x. Oppure, scusate, preferisco, facciamo ax più y, no, ax, ax, no, com'è? A, ay più bx uguale a 0, così manteniamo una sorta di ay meno bx uguale a 0. Ok? Allora, consideriamo prima il caso di queste due rette, le abbiamo messe in maniera tale, anche se si vede poco, che
queste due rette hanno due assi di, diciamo, l'unione di queste due rette possiede due assi di simmetria. Un asse di simmetria l'abbiamo messo orizzontale, cioè se noi prendiamo questa parte di sotto e la ribattiamo di sopra, vengono fuori questa V di sopra qua. La V di sotto viene rovesciata sulla V. Se invece prendiamo l'altro asse di simmetria è verticale, cioè la V di destra si può rovesciare verticalmente, diciamo, ribaltandola attorno all'asse verticale sulla V di sì. Ora andiamo a fare l'equazione dell'unione di queste due rette. Come si fa l'equazione di un'unione di... questa è una retta e questa è un'altra retta? Si fa non facendo altro che il prodotto. O no? Se io faccio il prodotto, o si annulla il primo o si annulla il secondo. Quindi il luogo geometrico dei punti che soddisfano questa equazione è l'unione di quei due precedenti. E quanto viene? Viene, se preferite potete anche cambiare segno, viene b quadro x quadro meno a quadro y quadro. O se preferite a quadro x quadro meno b quadro x quadro uguale a 0. Ho cambiato segno perché tanto adesso c'è 0. Ho scritto così. Quindi questa equazione corrisponde a due rette. Due rette è un caso particolare dell'iperbole. È il caso del genere, cioè quando i due rami dell'iperbole si saltano. Adesso vediamo perché. Ah, invece di mettere 0 qui, mettiamo 1. Proviamo a mettere un numero di, diciamo, c maggiore di 0. Questo è sempre un iperbole. Ora, che sia un iperbole, quali siano i fuochi, eccetera eccetera, bisogna fare un quarto d'ora di conti. I fuochi però saranno messi in questo caso lungo l'asse della scissa. E come sarà messa l'iperbole? Beh, lo vedete molto facilmente. Quando l'iperbole al primo membro c'ha questo, e al secondo membro è una costante, l'iperbole interseca solo due degli assi. Cioè, solo un asse, scusate. Solo due dei quattro semiassi. Cioè, o solo l'asse delle x o solo l'asse delle y. Se c è maggiore di 0, cosa interseca? L'asse delle x o l'asse delle y? Allora, provate a mettere x uguale a 0, vi viene y quadro uguale meno c su a quadro, cioè un numero negativo. Può essere? Un quadrato uguale a un numero negativo? No. Quindi l'asse y non lo interessa. Viceversa, se mettete y uguale a 0, torna, perché c su b quadro è positivo e quindi x è più o meno la radice di questo numero positivo. Quindi qua scrivo AX. Allora, se andiamo a fare il conto, vedremo che la nostra iperbole sarà messa così. Allora, l'iperbole si avvicina a questi asintoti, perché quando x e y sono molto grandi, se x e y sono molto grandi
è come se questo numero fosse più piccolo in qualche modo. Quindi si avvicinano, diciamo, se normalizzo il tutto, si avvicinano alla soluzione di b quadro x quadro meno 4y quadro uguale a 0. Ok? Vabbè, qua bisogna fare il conto in maniera precisa, però chiaro. Cioè, supponete che qua io ci metta 0, moltiplicate x e y per lambda, mettete in evidenza lambda quadro, quindi se avete una certa soluzione, o chiaramente anche lambda x lambda y è ancora soluzione. Ok? È chiaro che se io prendo due numeri molto grandi, quindi qua mi vengono due numeri molto grandi, basta alternarne uno di pochissimo, supponiamo che qua ci metta uno, tanto per fare i conti, no? Allora, beh, posso sempre fare, se questo è un numero positivo, moltiplicando per un numero positivo, posso sempre far sì che questo sia uguale. Allora, supponiamo che x e y siano molto grandi. Adesso io modifico y, di quanto lo devo modificare per qua per far uscire 1? Di poco. Cioè, se questo numero qua viene 100, allora, facciamo questo caso qua per fissare l'idea, no? Allora, se x è uguale a 1, y deve essere uguale a 0, x uguale a 1 meno 1, e vabbè, siamo qua, quindi qua siamo abbastanza lontani dall'origine, ok? Però se x vale 10 e y vale 10 viene 0, ma adesso se y vale 9 non viene 0, viene 19, viene 100 meno 81, no? Quindi per far uscire 1, se x vale 10, y non è che deve valere 9, deve valere 9, per esempio proviamo con 9 e mezzo, no, proviamo con 1 è 10, l'altro chiamiamolo 10 meno epsilon al quadrato, fa, diciamo, 10 al quadrato meno questo fa 100, meno 100 se ne va, poi mi rimane più 20 epsilon meno epsilon 4, e voglio che questo faccia 1. Allora epsilon è circa, se trascuro questo pezzo che è più grande, epsilon è circa un ventesimo. Cioè se x è uguale a 10, per far uscire 1 là, y deve essere 10 meno un ventesimo, quant'è? 9,95. Quindi vedete che i due numeri si avvicinano. E se x fosse 100, ancora meglio, si capirebbe qua epsilon sarà un 2 centesimi, ok? Circa. Allora, che vuol dire? Che quando io vado, quando AY e BX sono molto grandi, devono essere circa uguali, almeno in valore assoluto, quindi avrò, mi avvicinerò a quelli che erano gli asintoti, cioè quelle che erano le soluzioni dell'equazione con la costante uguale a 0. Ok? A e B a cosa mi servono? Mi servono al fatto che qua non è quest'angolo qui non è per forza di 90 gradi. Gli asintoti dell'iperbole possono formare un angolo che non è di 90 gradi. Gli assi dell'iperbole, adesso se voi prendete questa iperbole, come prima, come le due rette, questa ha gli stessi assi, cioè l'asse orizzontale e l'asse verticale. Quelli sono ortogonali sempre. Infatti, se voi prendete questo ramo dell'iperbole, lo ribaltate dall'altra parte, si sovrappone all'altro, se il disegno, o almeno si sovrapporrebbe se il disegno fosse fatto bene, così come se prendete la parte dell'iperbole che sta sotto l'asse delle x e la ribaltate di sopra, si va a sovrapporre a quella di. Va bene? Ok. Quindi
io ho già preso, siccome so che gli assi sono ortogonali, ho già preso l'iperbole, l'ho già girata in maniera tale che un asse è verticale e l'altro asse è orizzontale. Mo che succede? Che se qua il numero è positivo, qua ci rimetto C positivo, allora la mia iperbole, i rami sono da questa parte. Mano a mano che C, tenendo fissi A e B, lo diminuisco in valore assoluto, che succede alla mia iperbole? Succede che la mia iperbole si avvicina alla coppia di rette. Dove stanno i fuochi? Se ricordo bene, i fuochi stanno, in questo caso stanno sull'asse delle ascisse e stanno, diciamo, non stanno tra, se ricordo bene, non stanno tra gli asintoti e l'iperbole, ma stanno al di qua dell'iperbole e al di là dell'altro lato dell'iperbole. Se ricordo bene, però bisogna fare il conto. In questo caso i rami si stringono, i fuochi si avvicinano. Quando arrivo che metto C uguale a 0, che succede? Che i due rami si sono diventate due V che si sono saldate e sono diventate due rette che si incrociano. Quindi questo ramo è diventato questa V, quest'altro ramo è diventato quest'altra V, però rimettendoli insieme io ottengo due rette che si incrociano. E se C diventa negativo, che succede? C diventa negativo, semplicemente l'iperbole c'è lo stesso, stavolta non succede niente, soltanto che i rami si staccano dall'altra parte. Cioè, come, cioè, per capirci, mo faccio una, un altro grafo. Prendiamo la retta y uguale x e la retta y uguale meno x. Allora, questa iperbole qua è l'iperbole, vabbè, modulo il disegno x quadro meno y quadro uguale a 1. Quest'altra iperbole qua, è l'iperbole y quadro meno x quadro uguale a 1, o se preferite x quadro meno y quadro uguale a meno 1. Cioè l'iperbole x quadro meno y quadro uguale a 1 sta da questa parte, qua e qua. Quando arrivo uguale a 0 vengono le due rette, quando passo a meno 1, cioè arrivo a, ci metto c meno di 0, passo all'altra parte. Invece di stare a sinistra e a destra passo sopra e sopra. Quindi qui non ho problemi, l'iperbole è sempre reale, qualunque sia il segno di questa costante. Non ci sono problemi in cui l'iperbole non c'è, come nell'isse. Nell'isse se 3x quadro più y quadro fa 1 c'è, se 3x quadro più y quadro uguale a meno 1 non c'è. Invece qua, se 3x quadro meno y quadro uguale a 1, vabbè, c'è un'ellisse, gli asintoti non sono quelli. E sta in due, diciamo, ci sono gli asintoti e sta in due degli angoli dei quattro angoli formati dagli asintoti opposti al vertice. Se 3x quadro meno y quadro uguale a meno 1 sta dall'altra parte, sta negli altri due angoli, come qua. Qua sta da questa parte, poi quando mando questa costante a 0 si avvicina e diventano le due rette, e poi quando la costante cambia segno passa dall'altra parte. Perché l'iperbole è stata messa così? Voi in genere di iperbole l'avete vista una sola, x, y uguale a 1, e la mettete in verticale. E voi la mettete in verticale perché l'equazione canonica dell'iperbole non è quella, è questa. Perché per metterla in verticale bisogna che gli asintoti siano ortogonali. Per mettere l'iperbole equilatera riferita agli assi,
gli asintoti che sono ortogonali. Invece gli asintoti in generale non sono ortogonali. Gli assi invece lo sono sempre. Quindi io posso sempre mettere un'iperbola in maniera tale che ha un asse orizzontale e un asse verticale, e gli asintoti fanno una croce di Sant'Andrea o una cosa ortogonale o una croce più verticale. Se, poi posso anche cercare di mettere sempre, dipende, non è obbligatorio. È chiaro? Quindi l'equazione canonica dell'iperbole è questa qua. Differenza di quadrati uguale a una costante. Se la costante è positiva sta da una parte, se la costante è negativa sta dall'altra parte. Gli asintoti, cioè, se è scritta così, gli asintoti sono esattamente questi. Ok? Quindi per quanto riguarda l'iperbole, noi abbiamo tre cose stavolta. Mentre prima avevamo solo i due assi, da che erano stati messi uno verticale e uno orizzontale, stavolta abbiamo i due assi e gli asintoti. Ok? Che poi possiamo vedere dei modi per calcolare. Per quanto riguarda invece la parabola, l'equazione canonica della parabola, quella forse è l'unica che avete studiato bene alle superiori. L'equazione canonica della parabola, cominciamo con la definizione. La parabola è il luogo dei punti del piano tali che la distanza da una retta per la direttrice della parabola e un punto che è il fuoco della parabola sono uguali. Oh, adesso faccio il disegno. Cioè, se il disegno fosse fatto bene, in figura questi segmenti sarebbero sempre della stessa lunghezza. Cioè, qua c'è il fuoco, F, qua avete la direttrice, R, la direttrice l'abbiamo messa orizzontale,
Allora, se prendo un punto della parabola, la distanza dal fuoco e la distanza dalla direttrice devono essere sempre uguali. Attenzione che mentre la distanza dal fuoco si fa facendo la lunghezza del segmento congiungente i due punti, la distanza da una retta si fa facendo la lunghezza del segmento di perpendicolare dal punto alla retta. Quindi ovviamente si fa in un altro modo. Oh, qua il conto è più corto, lo facciamo giusto per... Allora, qui abbiamo detto, questa è l'origine, questa è la direttrice e questo è il fuoco. Il fuoco è il punto 0D, quindi la direttrice che retta è la retta Y uguale meno D. Questo perché la parabola la facciamo passare per l'origine. Allora, se passa per l'origine, la distanza da qua è D, allora la distanza da tutto deve essere pure D. Adesso noi abbiamo che i punti della parabola sono x a x quadro. Noi vogliamo che la parabola abbia equazione a x quadro. Ok? Adesso andiamo a fare x a x quadro. Allora, A lo prendiamo positivo per comodità. Allora noi dobbiamo avere che la distanza in verticale da qua quant'è? È AX quadro più D. Questa qua deve essere uguale. Deve essere uguale a AX quadro più D, scusate, al quadrato, perché prendiamo la distanza e facciamola al quadrato, che se no dall'altra parte dobbiamo mettere, oppure non ce lo mettiamo, però la radice quadrata il quadrato facciamo dopo. Questa è la distanza da una parte, dall'altra parte la distanza chi è? È la radice quadrata di, quando fare x meno 0 al quadrato, quindi x quadro più ax quadro meno d al quadrato. Adesso fate i quadrati. Qua vi viene, a sinistra viene ax quadro più b al quadrato, a destra viene x quadro più ax quadro meno d al quadrato. Allora, ovviamente a sinistra e a destra, a parte questi x quadro, a sinistra e a destra sono diversi solo i doppi prodotti, quindi il resto lo semplifico, quindi qua mi viene meno 2, anzi più 2 al d x quadro, e dall'altra parte viene x quadro meno 2 a d x quadro. Allora, portate dall'altra parte, togliete x quadro perché x è un valore qualunque e trovate 4 a d uguale 1. E 4 a d x quadro uguale x quadro, dividete per x quadro e trovate 4 a d uguale a 1, quindi trovate che d è uguale a 1 su 4. E questa è l'equazione del fuoco. Semplicemente abbiamo applicato la definizione. Ma anche negli altri casi basta applicare la definizione, fare il conto, si sviluppa, si trova. Cioè non è che ci sta niente di complicato. E non ci sta nulla da ricordare a memoria se uno è disposto a fare un quarto d'ora di conto. Ok? Ovviamente... Qua noi facendo passare la parabola, quanti assi di simmetria ha stavolta? Uno solo. E l'abbiamo messo verticale. Se l'abbiamo messo verticale vuol dire la parabola sarà fatta y uguale a x quadro. Allora, la direttrice sta sotto l'asse dell'ascissa, il fuoco sta sull'asse delle ordinate un po' più sopra. E la parabola viene così. E vedete, 4 a d uguale a 1, quindi d positivo, a positivo. D negativo, cioè scambiare la parabola girare su. Chiaro? Niente di più. Ok. Però andiamo a vedere x su a al quadrato più y su b
al quadrato uguale a 1, x su a al quadrato più y su b al quadrato uguale a meno 1. Questa è un'altra forma, questa è un'ellisse, questa è l'iperbola. E poi invece abbiamo y uguale y meno a x quadro uguale a 0, a positivo o negativo, questa è la parabola. Qua abbiamo gli assi verticali e orizzontali, qua abbiamo gli assi verticali e orizzontali, qua abbiamo un solo asse verticale, però l'abbiamo fatta passare per lo tangente. Ok? Qua sì, è meno. Ho sbagliato a cambiare i segni. No, devo cambiare i segni in mezzo, ovviamente. Se no era. Se no non c'era, insomma era. Ho sbagliato la scritta. Allora, ellisse, iperbole e parabola. Ok? Come possiamo notare, sono tutte e tre equazioni del tipo polinomio di secondo grado uguale a 0. Allora, sicuramente, se noi diamo questa definizione di conica, quindi è la definizione, guardate che noi non stiamo a questo punto, noi non. Se diamo questa definizione che sto per dare, acchiappiamo tutti e tre questi casi, più altri. Si dice conica in luogo dei punti del piano tali che, diciamo, ax quadro più bxy più cy quadro, anzi fatemi scrivere, qua ci vado, voglio mettere 2, qua ci metto 2 bx più 2 e y più f uguale a 0. Quindi è il luogo dei punti del piano che soddisfa un'equazione del tipo polinomio di secondo grado uguale a 0. Allora, questa definizione sicuramente contiene al suo interno, può contenere al suo interno qualunque di questi tre casi, perché qualunque di quei tre casi si può ridurre a un'equazione di questo tipo. L'abbiamo ridotto a un'equazione di quel tipo. E poi vedremo, ruotando o spostando, non è che cambia, insomma. C'è sempre. Se l'iperbole, l'ellisse e la parabola nella loro equazione canonica soddisfano un'equazione di quel tipo là, anche se le ruoto o le sposto, soddisfano un'equazione di quel tipo là. Perché ho scritto il polinomio di secondo grado in quel modo? Il polinomio di secondo grado è chiaro che ha i coefficienti di secondo grado, dei termini di secondo grado, se i termini di secondo grado ci sono x quadro, y quadro e xy. Questi sono i tre monomi di secondo grado che posso avere in un polinomio che usa due indeterminati. O i gradi sono 2 e 0, o sono 0 e 2, o sono 1 e 1. Quindi ax quadro, i coefficienti li ho messi delle lettere generiche. Poi ci metto b e xy, 2b però, poi ci metto cy quadro, poi ci metto 2d x più 2d più 2y più f uguale a 0. Perché ho fatto questo? Per comodità, non c'è un motivo, cioè posso anche non metterci di due, però questa stessa equazione si può scrivere così: x y 1, poi qua ci metto la matrice a c f, qua ci metto la matrice, metto b b d d e e, e poi qua ci metto x y 0.
Se fate i prodotti righe per colonne, esce fuori esattamente l'equazione di Pitagora. Proviamo, fatemi cancellare quello che c'era. Okay. Allora, faccio prima il prodotto di destra. X, Y, 1, vabbè, non ci ho messo le virgole, ma si capisce. Qua cosa mi viene? Viene AX più BY più D, poi mi viene BX più CY più E, e poi mi viene DX più EY più F, uguale. Adesso, qua devo moltiplicare per X, viene AX quadro più BXY più DX. Poi mi viene più BYBX, cioè BXY, quindi questo mi viene 2. Poi mi viene più CY qua più EY. Poi andiamo a vedere l'ultimo, viene DX. L'ultimo viene 1 per DX, quindi viene DX, quindi qua mi viene 2. Poi mi viene EY, quindi qua mi viene 2 più F. Quindi è venuto esattamente quello che avevo scritto. Quindi ho potuto scrivere la mia conica come trasposto di quel vettore per la matrice A per quel vettore. Ma quella matrice A oltretutto è una matrice simmetrica. Ok? Quindi, adesso faremo un po' di intervallo, però dopo l'intervallo cosa andremo a vedere? Che in questa matrice qua, ovviamente sui coefficienti, qui c'è scritto tutto quello che io devo sapere sulla mia conica. Cioè c'è scritto se è un'ellisse, se è una parabola, se è un'iperbole, e spostandola o ruotandola, come diventa come equazione. Io farò soltanto spostamenti o rotazioni, non farò altri, perché voglio che siano delle isometrie. Rotazione tutta più, ci metterò un ribaltamento, ecco, ci metterò anche un ribaltamento, quello sì. E poi vediamo perché. Ok? Ora quindi facendo rotazioni o rotazioni con ribaltamento e o spostamenti, io ridurrò la mia conica alla sua equazione canonica. La sua equazione canonica alla fine mi darà o un'ellisse, una parabola, un'iperbole, o l'insieme vuoto, perché sarebbe l'ellisse ma con F negativo, quindi cioè A e C positivo e F negativo. D è E uguale a 0 e F negativo, B di E uguale a 0 e F negativo, F positivo, scusate. Quindi o era, diciamo, un'iperbole classica, scusate, una conica classica, ellisse, parabola, iperbole, oppure verrà l'insieme vuoto, oppure verrà una conica de, cioè o un punto o una coppia di rette o una retta, o una retta con la due volte. Ok? Per forza. Quindi vedremo che, diciamo, avendo dato come definizione di conica questa qui, le coniche sono quelle di prima o se no dei casi del genere. Va bene? Va bene. Pausa.